saluto da Gid e benvenuti sul canale. A seguito del mio video come poter volare legalmente oltre i 120 metri di quota, che vi lascio alla fine di questo altro contenuto, mi è stato giustamente chiesto come poter determinare strumentalmente o in maniera comunque precisa, abbastanza precisa, la distanza del drone dal suolo, visto che noi abbiamo a disposizione solamente un altimetro, si restituisce dei valori sul radiocomando di distanza e di altezza, in questo caso, del drone dal punto di decollo. Bene, in questo video stiamo andando proprio in questo momento a fare qualche ripresa e scopriremo come è possibile ottenere questi dati. Ci serviremo di uno strumento gratuito messo a disposizione nella vasta gamma dei software di Google. Per la precisione utilizzeremo Google Earth. Se siete curiosi quindi di capire come è possibile determinare l'altezza del drone dal punto più vicino al suolo e non dal punto di decollo, seguite questo video. Ci trasferiamo quindi immediatamente su Google Earth e spieghiamo di cosa si tratta. Come vedete, un mappamondo virtuale che possiamo esplorare in maniera tridimensionale, quindi andando a spostarci e posizionarci dove vogliamo e addentrandoci ovviamente fino nei dettagli che più ci interessano. Lo troviamo sia in formato standard, quindi programma per PC, che è quello che andremo ad utilizzare, lo troviamo anche in formato app, dove però non sono presenti le funzionalità delle quali abbiamo bisogno oggi, e quindi noi andremo ad utilizzare la versione desktop. Ci portiamo quindi con una rapida ricerca sulla località dove andremo a effettuare il nostro volo e poi, attraverso l'utilizzo dello zoom, andremo a perfezionare l'area di interesse. Bene, eccoci quindi sulla zoomata dell'area che andremo ad analizzare. Innanzitutto, una cosa fondamentale sarà quella di portarsi sul menu visualizza e, se non è attivo la barra di stato, andarlo subito a cercare in questa maniera, in modo da ottenere i dati mobili che vediamo qua in basso. Bene, andiamo a individuare due zone fondamentali che saranno l'area di decollo che vediamo in basso e più in alto, quindi con un certo dislivello, l'area, il nostro target, la zona dove andremo a operare le riprese, che è più situata qui più a monte in questa zona qua. Quali sono i dati fondamentali che Google Earth è in grado di fornirci? Andiamo a vedere sulla barra di stato qui in basso, dove vediamo, oltre alla data di acquisizione delle immagini che ci interessa fino a un certo punto, i dati relativi alla posizione geografica espressi in gradi, ma il valore che ci interessa per il nostro esperimento è quello indicato come ELEV, che in realtà è l'altitudine del terreno sul livello del mare. Questo numero che vediamo qui in basso, che segna 1362 metri. Ora, se noi ci andiamo a spostare con la manina sul punto di decollo, che è questa zona qua, vediamo che siamo intorno ai 1350 metri. Andiamo a salire in questo momento lungo la montagna e vedete come il valore piano piano vada ad aumentare. Abbiamo preso due valori facili da confrontare, arriviamo qui a 1400 metri, 1400, 1399, 1400 in questo momento, dove abbiamo la nostra cappelletta. Quindi il succo del discorso, di tutto quello che abbiamo visto, è che tra il punto H e il punto T, quindi punto partenza e punto operativo, abbiamo un dislivello di 50 metri del quale terremo conto. E con questo cambio di stagione e di veduta siamo passati in volo finalmente. Stiamo procedendo in orizzontale verso il nostro target, che, come ho accennato, è la cappelletta al centro dello schermo. Stiamo seguendo il profilo della montagna, saliamo, avanziamo ancora e saliremo
leggermente di qualche metro per trovarci praticamente al livello del nostro target. Eccoci. Benissimo, quindi il ragionamento a questo punto è molto semplice, vale a dire che se fissiamo un ipotetico punto zero al livello della nostra cappelletta, sappiamo che se ci muoveremo in questa zona, sempre tenendo d'occhio il nostro altimetro, potremmo alzarci fino a 170 metri. Ed eccoci a 74 metri dal punto di decollo, ma con un rapido calcolo possiamo vedere, togliendo i 50 metri di dislivello, che ci troviamo a 24 metri dal suolo. Ma se vogliamo essere veramente pignoli, voi mi direte la pista scende e quindi non ci troviamo esattamente 24 metri dal suolo. Bene, fermiamoci un attimo qua e prendiamo per riferimento questo punto e rivediamolo su Google Earth. E quindi ecco la nostra manina, il riferimento diventa 1370 e quindi abbiamo solamente un 20 metri di dislivello dal nostro punto di partenza, che era, vi ricorderete, 1350. Per cui questa volta dovremmo sottrarre solamente 20 metri dal nostro altimetro e quindi ci troviamo a 54 metri dal suolo. E vediamo ancora questo ultimo passaggio dove il nostro altimetro ci segnala oltre 130 metri dal punto di decollo, ma con il nostro ricalcolo, come possiamo vedere, ci troviamo ben al di sotto dei 100 metri effettivi dal suolo. Bene, chiudiamo qui questo video. Come avete visto, Google Earth è uno strumento molto molto interessante per la conoscenza dell'ambiente. In questo caso ci dà una grossa mano fungendo da cartina topografica dotata di curve di livello. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Troverete subito qui alla fine il mio precedente video riguardante il volo legale al di sopra dei 120 metri. Vi ringrazio ulteriormente se lascerete un like a questo video e se vi iscriverete, se non l'avete ancora fatto, al mio canale. Un saluto da Gid e alla prossima!